Con noi adesso Emiliano Brancaccio, economista dell'Università del Sannio. Buongiorno e bentornato a Radio Popolare, professor Brancaccio. Buongiorno a voi, grazie. Professor Brancaccio, lo abbiamo chiamato per avere un punto di vista critico su questa riforma del MES, del meccanismo salva stati, un punto di vista critico, come dire, da sinistra, perché lei, insomma, che cosa pensa di questa riforma del MES? Ma insomma, lo chiamano meccanismo di stabilità. In realtà rischia di essere un meccanismo di instabilità, che rischia di arrecare più danni che benefici all'assetto europeo in caso di crisi. Il problema è che, in primo luogo, c'è un problema di assetto istituzionale. Questo meccanismo, questo istituto, assume proprio per statuto, stando alla bozza, il punto di vista dei creditori. Questa è una differenza importante rispetto alle altre istituzioni europee, la Commissione europea, la Banca centrale europea, le quali sono istituzioni politiche e quindi devono tener conto degli interessi di tutti i paesi, sia dei creditori sia dei debitori. Il MES non funziona così, il MES assume il punto di vista dei creditori e questo ha delle ripercussioni pesanti poi sul funzionamento di questo istituto. Basti pensare a come dovrebbe misurare la sostenibilità del debito. Uno degli indicatori per misurare la sostenibilità del debito che verrebbe usato dal MES è quel dannato, perché così bisogna chiamarlo, saldo di bilancio strutturale, cioè un saldo di bilancio pubblico che verrebbe calcolato secondo un ipotetico equilibrio del sistema economico. Ecco, il guaio di questo saldo strutturale è che l'equilibrio, stando a questo saldo, per esempio per il caso dell'Italia, viene situato ad un livello di disoccupazione altissimo, superiore al 10%. Già questo dà conto dell'assurdità del meccanismo, un'assurdità che non è soltanto politica, ma è anche scientifica. E questo ovviamente significa che la sostenibilità del debito viene, diciamo, misurata secondo parametri pericolosi, col rischio poi di giungere alla ristrutturazione del debito. Il che significa far pagare anche i creditori privati, cosa non sbagliata in sé, ma tu puoi far pagare i creditori privati solo se nella misura in cui le linee di credito vengono immediatamente erogate al fine di evitare una crisi finanziaria. E questo nemmeno è, i creditori privati vengono coinvolti prima che le linee di credito vengano aperte. Quindi insomma un meccanismo di instabilità, direi, piuttosto che di stabilità. Che non aiuterebbe i paesi più deboli in caso di necessità, cioè che quindi non fa quello che si propone? No, il MES poi in fin dei conti è il frutto anche di una ipocrisia di fondo che riguarda l'intero assetto europeo. Il MES nasce semplicemente perché nel quadro attuale delle istituzioni europee la Banca Centrale Europea non può direttamente agire da prestatore di ultima istanza. Quindi hanno inventato questo MES per creare una sorta di filtro istituzionale che giustifichi poi un'azione della BCE. Però per le regole in campo attualmente il MES rischia di inceppare il meccanismo piuttosto che agevolarlo. Lei ha capito se nelle richieste di modifica di cui si sta parlando, appunto a livello parlamentare, 5 Stelle, Lega, sono inserite queste critiche che sta facendo lei oppure no? Ma insomma, guardi, qui c'è il tentativo, se ho ben capito, la Presidenza del Consiglio mirerebbe a costruire un pacchetto, cioè a coinvolgere i paesi membri in una discussione che riguardi non soltanto il MES ma anche l'unione bancaria e il meccanismo europeo di assicurazione dei depositi. Allora, il punto fondamentale è che in questa contropartita, per esempio, se il governo italiano riuscisse ad evitare che in tema di unione bancaria, in tema di banche, i titoli di Stato italiani, per esempio, nelle pance delle banche non vengano considerati rischiosi, allora questa, secondo, diciamo, la Presidenza del Consiglio, potrebbe diventare una contropartita per poi accettare il MES così com'è. Questo è un po' il termine della trattativa. Per quanto riguarda l'assicurazione europea dei depositi, insomma, si sa benissimo che quella è una prospettiva ancora molto lontana. Il guaio dell'Unione Monetaria Europea e che si procede per piccoli passi aggiungendo tasselli ad un mosaico
che è un po' caotico, per usare un eufemismo. Bisognerebbe ragionare a livello complessivo, quindi da questo punto di vista il governo italiano solleva un problema reale, cioè ragionare per pacchetto complessivo piuttosto che per singoli pezzi, ma io temo che si continuerà a procedere pezzettino per pezzettino, costruendo poi delle incoerenze lungo il percorso. Grazie professor Brancaccio. Grazie, grazie per questo punto di vista. Emiliano Brancaccio, economista dell'Università del Sannio.